È la quarta giornata nel campionato di Serie C2. Si affrontano al centro sportivo l'FG Group nel posticipo delle 18. Riaffuzza il caso Recus Napoli. Casoriani sono reduci dal KO di Cercola contro la Stella Nascente nelle battute conclusive del match, mentre i partenopei provengono da due vittorie di fila. Andiamo ad analizzare gli highlights del match con le squadre che si salutano prima del fischio d'inizio. Appunto, prima dell'inizio della gara viene osservato un minuto di raccoglimento per ricordare il nonno di Gennaro Savona, scomparso in settimana. Gennaro Savona, calcettista dei padroni di casa. Subito pericoloso il Cus Napoli all'inizio della partita. Dopo neanche 4 minuti sull'asse Solombrino Raffio, 1-2 tra l'ex partenope e il calcettista della Cus, con il numero 10 partenopeo che prima si fa mutare da Torre e poi spara alle stelle sulla ribattuta dell'estremo difensore casoriano. Savona con questo stop di petto in becca a Mazzocchi, che si invola verso la porta, ma il sinistro del numero 5 della Fuzza Casora finisce al lato. E ancora Mazzocchi pericoloso, questa volta assistito da Marchese, d'esterno sinistro. L'ex Redas non riesce a sbloccare il match però viene sbloccato al 15° con dagli ospiti. 1-2 Raffio Gosci con quest'ultimo che beffa Torre in uscita con un pregevolissimo lob per lo 0-1, gol quindi di Gosce che rompe il ghiaccio. Il Cus Napoli sfiora anche il raddoppio. Raffio in vesti di assist man pesca Giacalone, che si fa murare da Torre, e sul capovolgimento di fronte questa volta è Marchese che con un doppio passo supera Miccoli, che però non supera Pascarella, che dice di no anche a Maravoli in questa occasione dopo aver recuperato la palla. Andiamo con le immagini alla ripresa con la Raffuzza Casola che attacca da sinistra verso destra, era il Cus Napoli da destra verso sinistra. Questa occasione subito per i padroni di casa che non riescono a pareggiare. Arriva quindi lo 0-2 del Cus Napoli con Solombrino pescato da Gosce, 2-0 del Cus Napoli che neanche dopo 2 minuti triplica il vantaggio. Gosce pesca Giacolone che si invola verso la porta e Basche torna per il 3-0 del Cus Napoli che chiude virtualmente il match. Gli ospiti sperano anche lo 0-4 in due circostanze. Mocenino pesca Solombrino che da due passi la mette fuori, è il turno di Raffio che salta Mazzocchi in velocità, la mette in mezzo, ma Martone a porta vuota non riesce a chiudere la partita. Mazzini schiera Marchese portiere di movimento e Mazzocchi Marco si fa murare da Pascarella, col portiere di movimento il Riaffuzzo al caso la si espone ai rischi come sempre, e arriva il 4-0 di Martone da metà campo. Punto del 4-0 che chiude definitivamente il match. Nel finale arriva il tiro libero di Ugo Mazzocchi che accorcia le distanze per il gol del 4-1, primo gol per Ugo Mazzocchi in Serie C in questa stagione. Super Raffio mette in porta Martone che questa volta non sbaglia per l'1-5 finale che chiude definitivamente la contesa. Arriva anche il triplice fischio del direttore di gara con la terza vittoria consecutiva per il Cus Napoli che vola in zona playoff ed ospiterà l'Atletico Cardito nella quinta giornata. Riaffuzza Casora quindi cercherà il riscatto sul parquet del Marigliano la prossima settimana.